Umbria Sport Magazine. Umbria Sport Magazine. Collegati con le nostre frequenze qui in diretta dallo stadio Renato Curi, oggi puntata particolare di Umbria Sport Magazine, perché abbiamo ai nostri microfoni un graditissimo ospite, maglia numero 9 per noi, Matteo Vardemani. Ciao Matteo. Ciao, ciao caro, ciao a tutti. Benvenuto ovviamente. Allora, come abbiamo fatto con i tuoi compagni, con Volta ma anche con Della Rocca, una piacevole chiacchierata in questo pomeriggio. Allora, come non partire ovviamente dall'ultima gara, dall'ultimo match giocato qualche giorno fa, ovviamente la trasferta di Livorno, questo pareggio che purtroppo ha messo la parola fine ovviamente all'obiettivo stagionale del Perugia, che sappiamo tutti essere l'obiettivo dei playoff. Insomma, un andamento di questa stagione, tu che comunque sei un giocatore, uno dei più carismatici diciamo all'interno dello spogliatoio. Sì, diciamo che con Livorno potevamo sicuramente fare qualcosa in più, soprattutto nel secondo tempo, che dovevamo sfruttare più dei contropiedi non finalizzati al massimo. Comunque rimane insomma rammarico di non essere dentro il playoff, sicuramente è il mio obiettivo, ma credo quello dei miei compagni e della società anche dall'inizio era quello di partecipare. Però insomma è stato un po' un anno un po' difficile sotto tutti i punti di vista, sicuramente la colpa è di tutti, dai, soprattutto anche nostra, che andiamo noi in campo, quindi è un anno un po' andato così, peccato, e spero per l'anno prossimo insomma che tutto si rinizi bene l'anno prossimo e di tentare, io non so se neanche se sarò qua, quindi non credo. Sei un bomber, quindi tu in realtà devi finalizzare, però mi hai offerto un assist. Allora, no, ovviamente i tifosi iniziano a scrivere, ci hanno scritto per questa puntata, molti hanno scritto resta con noi, bomber Ardemagni, ecco perché dicevo che sei un giocatore molto carismatico, e qualcuno chiede, ecco, ma l'anno prossimo Matteo Ardemagni che farà? Che cosa c'è nel futuro di Matteo Ardemagni? Era una domanda che ti avrei fatto dopo, sì, ovviamente, cioè, però mi hai dato questo assist. Sì, bravo, infatti sto fastidio. Ultimamente. Beh, no, diciamo, no. Questo è la testimonianza del fatto che ovviamente c'è molto sostegno, no? Molto affetto, certo, nei tuoi confronti. Sì, no, questo lo so e devo ringraziare tutti, i tifosi, la gente, anche quando le cose non vanno bene, sono sempre pronti a starmi vicino, a stare vicino, meno male che a Livorno ci hanno applaudito a fine partita i nostri tifosi che ci seguono ovunque, quindi loro credo che si meritano il meglio di tutto e insomma il loro affetto è una cosa sicuramente importante, anche perché poi insomma noi giocatori non siamo robot, abbiamo un cuore, abbiamo delle emozioni, quindi averli vicini è sempre una cosa importante. Niente, l'anno prossimo si vedrà, che io sono qui in prestito, tornerò all'Atalanta e poi vedremo. Ancora se ne riparlerà. Se ne riparlerà, guarda, ti dico, io già sento il procuratore che provo a informarmi, perché io non sono uno che riesce a staccare mentalmente, dire basta, stacco, non voglio più sentire nessuno. Sono sempre aggiornato con lui e effettivamente anche lui dice che è molto presto. Salutiamo ovviamente Stefano. Salutiamo. Voglio leggere un tuo post del 2 febbraio dove tu dici: sono voluto restare a tutti i costi con un obiettivo, andare in acqua il grifo, per nessun motivo me ne sarei andato via, questa è casa mia, mi sento uno di voi, quindi la saggia è Gimmo Nafreghi, ovviamente un obiettivo che purtroppo per una serie di circostanze, tanti infortuni, ecco, tante situazioni non è stato possibile, però ecco un po' ripercorrere quei giorni diciamo del mercato, no? si era parlato tanto di una possibile cessione, poi noi abbiamo sentito ovviamente Stefano, che praticamente le ultime ore del mercato aveva detto no, Matteo rimane a Perugia, però ecco, passare dal gol del derby a questa situazione, sì, che evoluzione c'è stata? Non è stata facile la situazione, vuoi un po' perché i gol non arrivavano con frequenza, vuoi un po' che il gioco, forse non so, la tattica anche di questa squadra non mi agevolava. Alla fine io sono una prima punta e magari quel gioco che avevamo serviva altro insomma, però io l'avevo già manifestato a tutti, ma anche alla società, al mister, sono andato a parlarci e
anche se ero uscito un po' dagli schemi suoi, ma anche perché non giocava di Carmine, mi ricordo. Io non mi sono abbattuto, non ho mai chiesto di andarmene o altro, ho sempre voluto restare, cosa che alla fine è successa. È successa e ha portato poi, tra l'altro, i suoi frutti. Sono comunque 11 gol stagionali in campionato, più 2 in Coppa Italia, quindi comunque 13 marcatori in quest'anno. A proposito di modulo, i tifosi chiedono: ma qual è il modulo migliore per Matteo? Ecco, se tu dovessi scegliere, qual è il modulo che ottimizza al massimo, esalta al massimo le tue qualità? Sono dare di rigore. Però in questo calcio qua ormai non c'è più bisogno per fare tutto. Bravo, perché vedi anche quest'anno io, ma è anche giusto, perché il mister mi ha insegnato anche tante volte a non far solo la prima punta, ma a fare la seconda, anche venire incontro, far salire la squadra. È normale, se mi chiedi quale preferito, io sono un uomo d'area di rigore. I moduli ce ne sono tanti, poi ho giocato in 12 squadre diverse, ho giocato con 1000 moduli diversi, certo. Voglio dire, non c'è proprio il mio preferito, però è normale con gli esterni che crossano e avere gli esterni che crossano e io stare dentro l'area, sono un uomo d'aria, insomma. Anche perché... Però anche quest'anno tu vedi che ci sono state tante partite che ho fatto altro, sono venuto fino a centrocampo, voglio dire... Hai cambiato anche il volto della partita con Livorno. Mi sono messo a disposizione dei miei compagni e dell'allenatore, quello che mi chiede lui, ecco. È giusto anche così, tra l'altro, certo, poi per dare conferma a quello che dicevi tu, quando il Perugia ci ha avuto gli esterni per crossare, certo, le cose sono andate bene. Ecco, questo è un po' il rammarico probabilmente di tutta questa stagione, che ha lasciato un po', no, ovviamente purtroppo dei rammarici, dei dispiaceri. E continuano ovviamente, qualcuno chiede un saluto in diretta ad una tua fan, Silvia Silvi, con una dedica, ecco, è Federico Ceccarini che ci scrive. Ah sì, la Silvia la saluto in diretta, che è una mia cara tifosa. Infatti lui dice, ti fa questo complimento: grande professionista, grande persona, sempre disponibile con tutti i fan, spero vivamente in un suo rinnovo del prestito, così che ci trascini con il suo buon umore, i suoi gol in Serie A, Ardemani, uno di noi sempre, insomma. Ecco, tornavamo all'affetto, e dicevi, mister ti ha insegnato tante cose, sta per finire la stagione, sono tanti ovviamente i rumors di mercato anche per quel che riguarda l'allenatore, con una domanda ovviamente sul tuo rapporto con il mister, quello che ovviamente il mister vi ha trasmesso durante questa stagione. Si parlava anche, soprattutto, no, di una carica mentale, no? Una carica emotiva, carismatica, com'è nelle corde del DB. Sì, sì, no, lui è un, come lo sentite voi urlare dalla tribuna, è un martello, ma non molla un centimetro, dice le cose che pensa, non le manda a dire sicuramente. E poi guarda, insomma, si mette tutti allo stesso livello. Chi merita gioca e pedalare, bisogna pedalare con lui, perché chi molla un attimo, insomma, non è penalizzato. Però è una persona sanguigna, no? Quello che anche il suo modo esasperato, forse, di urlare durante le partite, perché è come se volesse. È molto emotivo. È bravo, è come se volesse entrare in campo lui, capito? Quindi. Però voglio dire, ci ha insegnato parecchio anche lui, e anche se le cose poi alla fine non sono andate come dovevano andare. Senti, invece il presidente, che personaggio è, insomma, che sappiamo quanto lui ovviamente sia attaccato a questa società, a questa storia, e quanto abbia voluto, ovviamente, quanto ci tiene al Perugia, ecco, come ve lo trasmette? No, tantissimo, ci viene a parlare, è un presidente presente. Io ho girato tante società che, te lo giuro, anche per dire, a Spezia non l'ho mai visto in faccia il presidente, invece lui è sempre qua, quando le cose non vanno fa le trasferte, bravo, cosa importante, quando ci sono le cose che non vanno bene ci viene a parlare, fa riunioni, voglio dire, è presente, ci è vicino, ci tiene tanto, e io con lui ho sicuramente un buon rapporto e basta. Qualcuno chiede differenze con l'Ardemani che è avvenuto a Perugia nel 2006, che ha disputato 12 presenze, tanto tempo passato. Tanto tempo fa ero un ragazzino ancora da svezzare. Come è cresciuto l'Ardemani in questi anni? Come calciatore e poi anche come uomo? Ti dico, no, come persona io credo, guarda, di
Sto sulle palle a tutti, guarda, ma te lo dico che tanto non ho scheletri nell'armadio. A me ogni persona che mi vede mi giudica dall'aspetto, se forse non lo so, cioè, mi sto sul cazzo alla gente. Vabbè, Pietro, scusa, me lo concedi. Che... Però poi te lo giuro, ma qualsiasi persona, tante persone, poi invece quando mi conoscono anche i miei compagni, colleghi, diventano matti. Scoprono la persona che c'è. Scoprono la persona vera che c'è me, quindi... E quindi rimangono anche stupiti sotto un certo punto di vista. E no, niente, come calciatore sicuramente non ho dei rimpianti, però potevo fare qualcosa di più, soprattutto nell'età del 18, 19, 20. O forse, vabbè, non voglio dare la colpa a nessuno perché tanto alla fine... in campo ci vado io, però tante volte, magari, che ne so, l'annata, sono stato padrone di una società che non ha creduto fortemente in me, per dire, ti faccio un esempio, l'annata di Modena che ho fatto 23 gol e sono tornato all'Atalanta, però non è che mi hanno detto non hanno puntato, diciamo. stai qua con noi, non chiedo la maglia da titolare, però almeno te la giochi, vai in panchina con un posto di Dennis. Invece sono andato a Chievo all'ultimo giorno di mercato, quindi non hanno mai creduto veramente fortemente in me, anche se di possibilità non ne ho mai avute reali per in Serie A, a parte col Chievo che ho fatto due presenze, 27 però, minuti se non erro. Bravo, non la chiamo proprio possibilità, ecco. Però non sputo sicuramente su quello che ho fatto abbastanza bene sicuramente in Serie B I numeri parlano chiaro, 232 presenze, 77 gol, 10 assist, insomma, sono numeri importanti. No, certo, tocca arrivare a 100 gol. Devo arrivare a 100 gol in Serie B. Mi sto fissando quella meta dei 100 gol. Anche se a questo punto io ti auguro di non arrivare a 100 gol in Serie B, ma magari di farne altri in Serie A, magari col Perugia. Chi lo sa, tutto può succedere. Senti, il giocatore più forte contro cui hai mai giocato, qual è stato invece il difensore che ti ha dato più rogna? Magari anche un tuo compagno, a volta. Ce ne sono tanti, eh. Difensore che... Vabbè. Che tu sapevi che quel giorno, diciamo, oggi gioco contro... Vabbè, Chiellini, la prima partita in Serie A che ho fatto, che ho esordito a Chievo Verona, Chiellini, cioè, mi ha fatto male vedere. praticamente ha dato una spallata, mi ha ribaltato. E poi Conte, poi mi hai chiesto? No, il difensore più forte e poi il giocatore più forte che hai mai incontrato. Un giocatore forte con cui mi sono allenato, devo dire che per me aveva delle qualità immense, Cristiano Doni. Hai detto? Cristiano Doni, Atalanta, certo. Ha fatto la storia dell'Atalanta. Poi vabbè, è successo quel casino e ti dico che lui, nonostante quando mi allenavo con lui, lui si allenava e era già successo il casino, no? Cioè era prime. Lui si allenava con una serenità, faceva la differenza anche se aveva per la testa, per dire, altri pensieri, bravo, molto più importanti, molto più pesanti, più preoccupanti, diciamo. certo. Eppure lui era giocatore sia nelle qualità tecniche che nella testa. Senti, ci avviamo alla fine di questi 20 minuti, 15 minuti passati insieme. Ardemagni invece la sua vita privata, ovviamente sei un uomo molto social, no? Ecco, su Facebook, sì. anche su Instagram, che rapporto c'è nell'Ardemagni social e nell'Ardemagni poi con nel Matteo? Ecco, Ardemagni poi è stato proprio di distacco, no? Nel Matteo anche con la gente qui a Perugia, con i tifosi. E poi a sto punto ti faccio anche l'ultima domanda. Che emozione c'è, sebbene tu l'hai già testimoniata con tante foto, con i tuoi messaggi su Facebook, nel giocare di fronte a una curva come la tua? È una cosa indescrivibile, non, a volte non ho parole per descrivere, perché è una cosa, la mia prima volontà di venire a Perugia era per la curva, per vedere questa curva e esultare. E poi ci seguono sempre da tutte le parti, quindi veramente sono strepitosi. E niente, no, poi con i social, sì, non è che... È divertente. Sì, divertente, ti metto qualche foto. Qualche video. È impazzita sta cosa dei social, ma più si va avanti, peggio diventerà. Però non è che abuso, ti dico la verità.
Senti, mi è venuta mentre parlavi una bella provocazione, ci lasciamo così. Ma Ardemagni ci ha mai pensato di essere, di diventare con le tue caratteristiche, con le tue qualità, con il tuo carattere capitano del Perugia? Magari. Hai indossato la l'ho indossato, fascia, sì, a sì. Milano, cioè la foto con De Jong. Ah, sì. No, sarebbe bello. Sarebbe bello, però ovviamente non dipende da me. Comunque i sacrifici che hai fatto quest'estate per ritornare a Perugia, quindi sono stati ovviamente quelli apprezzati da tutti i tifosi. Allora, lasciamoci con questi puntini di sospensione. Puntini di sospensione. Ovviamente perché adesso ci sono ancora due partite, l'ultima in casa venerdì, bisogna vincere per i tifosi davanti. Sicuramente non la prenderemo sotto gamba, ci comportiamo da professionisti, anche se non siamo nei playoff, vogliamo cercare di vincere sicuramente in casa, davanti alla nostra gente, e finire bene. E allora grazie veramente a Matteo Ardemagni per questa piacevolissima chiacchierata, grazie a Pietro Pallotti per l'ufficio stampa del Perugia Calcio, noi vi ringraziamo, restituiamo la linea agli studi centrali di Piazza 4 Novembre, buon proseguimento di ascolto con i programmi di Umbria Radio.